Candidato sindaco Matteo Bracciali ha presentato la coalizione e il programma con tre parole principali che devono identificare questo programma. Parto dalle prime due, che sono quelle dell'atteggiamento. Sicuramente fiducia, sicuramente ottimismo. Al di là di chi fa la campagna elettorale sulle disgrazie di questa città, noi siamo quelli che invece puntiamo sulle proprie eccellenze, puntiamo sulle cose belle, su quello che possiamo migliorare. Quindi in questo senso sarà innanzitutto un atteggiamento totalmente diverso. Due, le tre parole. Le tre parole che saranno dignità del lavoro e della nostra comunità, la bellezza rispetto al tema della costruzione della nostra città, tre, il tema della sicurezza dei nostri cittadini. Queste tre parole, dignità, bellezza e sicurezza, saranno declinate dentro il programma del candidato che naturalmente nel quale costruiremo anche iniziative, costruiremo anche momenti di approfondimento, ma è un programma costruito da tante mani, oltre quelle della coalizione, le mani delle associazioni, le mani dei sindacati, le mani delle categorie produttive e le mani anche dei cittadini che hanno deciso di mettersi in gioco in questo percorso. Per puntare sulle cose belle di Arezzo e sui pregi della città bisogna però non nascondersi i problemi che realmente esistono in questo momento in città, ci sono alcune situazioni in cui ovviamente andrà messa a mano. Come si può fare questo con i grossi tagli di bilancio che ci saranno ancora a scapito dei comuni? Costruendo un approccio diverso ai problemi. Ormai il tema della conservazione di quello che c'è lo dobbiamo superare. Non è possibile fare con le risorse che abbiamo adesso quello che facevamo 20 anni fa, quindi dobbiamo cambiare il metodo di governo. In questo senso prendo un esempio che è molto sentito, il tema della manutenzione. Noi costruiremo immediatamente un piano straordinario di manutenzione in cui le risorse del comune insieme alle risorse dei cittadini che vorranno partecipare anche attraverso la piccola manutenzione, mentre noi facciamo giustamente la grande manutenzione soprattutto nelle frazioni, soprattutto nella cintura periferica della nostra città, è un sinonimo di buona amministrazione, perché teniamo in considerazione il fatto che la comunità non è solamente quella che aspetta dall'amministrazione una risposta, ma è quello che si mette per prima in gioco e lavora insieme all'amministrazione per una città più bella, perché una città più bella e più accogliente e anche comincia a essere una città turistica. Se poi vogliamo parlare di turismo, anche qui nuovo metodo in un tema di risorse limitate, come si fa a portarne delle altre, io ritengo che noi dobbiamo costruire immediatamente un'immagine coordinata della città in cui la Giostra del Saracino, le iniziative che noi faremo estive con il nuovo festival che lanceremo la prima settimana di agosto dopo il Cortona Mix, col quale costruiremo un distretto culturale col comune di Cortona, fondamentale per recuperare risorse, ecco, devono costruire questo un pacchetto che è legato al nostro patrimonio culturale, legato al nostro patrimonio artistico e al nostro patrimonio di manifattura, perché questa è la città dell'oro, io credo che diventi una città davvero turistica, davvero accogliente, davvero bella. Lei ha parlato di cittadinanza che non aspetta le risposte dell'amministrazione ma ci lavora insieme, è il metodo che avete utilizzato con la vostra coalizione per creare questo programma di governo? Esattamente, è stato davvero lungo, faticoso, centinaia di persone hanno lavorato a questo programma, questo però ci responsabilizza, mi dà la responsabilità di rappresentare tutte le speranze di questa comunità e noi siamo pronti ad accettare questa sfida, una sfida che naturalmente non sarà solo del sindaco ma da una giunta che sarà rappresentativa di tutte le generazioni, di tutte le competenze di questa città e che credo che in un paio di elementi sarà scoperta prima della data delle elezioni. Lei ha già parlato di frazioni, molte zone periferiche della città aspettano da tempo risposte o soluzioni per delle situazioni abbastanza complesse. Sì, naturalmente, in questo senso sicuramente le risorse dell'amministrazione comunale sul tema delle opere pubbliche si sposteranno sulla manutenzione. Le opere pubbliche sono quelle strategiche, per noi le opere pubbliche strategiche sono le infrastrutture, per cui il tema del rinnovo della riqualificazione della stazione, del riammagliamento della città, quindi costruire una città dove le periferie dopo le frazioni, dove la cintura urbana si riconosce, non sono solo dormitori, sono quelle a noi le opere pubbliche che ci interessano, legate alle infrastrutture strategiche che sono la stazione sulla Direttissima e il completamento della Due Mari, che naturalmente hanno un percorso più lungo, ma che hanno necessità che la comunità e soprattutto la comunità politica ne sia vicina, la sia pronta, attenta e lavori con le istituzioni superiori a questa costruzione. Un ultimo discorso fondamentale che avete affrontato durante la conferenza è quello che riguarda il lavoro con le problematiche ad aziende come la Cadla, che ancora sono in fase di risoluzione e che comportano gravi disagi a famiglie intere.
Assolutamente, è bassissimo il tasso di ricollocazione delle persone che sono uscite ad esempio dal percorso Cadra. In questo senso anche qui la politica può fare qualcosa, si può adoperare attraverso i canali nazionali a cercare imprenditori che scelgano questo territorio come hub, in questo caso logistico, perché i ragazzi che sono in Cadra hanno maturato un'esperienza importantissima in questo senso, per cui continuiamo a lavorare per la ricollocazione cercando imprenditori che scelgono questo territorio. Per scegliere questo territorio però gli imprenditori hanno bisogno di due cose: meno burocrazia, ed è quella che costruiremo nella prossima legislatura, nel prossimo mandato amministrativo, con uno sportello che sarà una persona dedicata all'imprenditore che sceglie questo territorio. Due, naturalmente è la questione di un territorio attrattivo, e per essere attrattivo ha necessità di infrastrutture e ha necessità di una comunità accogliente.